Ma possono fare quello che vogliono, purtroppo è questo che si continua a fare. Da una parte si zittisce il Parlamento, i cittadini non vengono mai considerati, non si ascoltano e attraverso delle deleghe in bianco si abusa di questo potere. Questo emendamento semplicemente chiede questo. So che anche in commissione le altre parti politiche hanno dichiarato la loro, come posso dire, hanno dichiarato di essere d'accordo con questa idea perché è un'idea molto molto semplice e che mette, speriamo, al centro del Parlamento in una decisione così difficile. Quindi non mi dilungo troppo e lascio alla Camera la decisione su una cosa del genere. Grazie, Presidente. Ringrazio, deputato. Allora, adesso c'è la deputata Duranti, prego. Grazie signora Presidente. Il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà a favore di questo emendamento. Un emendamento che pone sostanzialmente due questioni, come è stato ricordato. Da un lato, la compatibilità della partecipazione dei militari italiani alla seconda e terza fase della missione EUNAVFOR Med con l'articolo 11 della Costituzione italiana. E dall'altro la modalità con la quale si assume la decisione di partecipare appunto alla missione. Io voglio leggere velocemente che cosa recita l'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, questa è la seconda parte dell'articolo 11, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Quando parliamo di compatibilità, quando si parla di compatibilità con l'articolo 11, questo significa che senza le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizzino la seconda e la terza fase della missione e il consenso dello Stato costiero interessato, verrebbe meno la compatibilità con l'articolo 11, sia con la sua prima parte, ma anche con la seconda parte, appunto quella in cui si dice che si può consentire la sovranità alla limitazione della sovranità di altri popoli o di altri stati, però in presenza appunto di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU da un lato, e lo voglio specificare, non risoluzioni ex post, a posteriori, le risoluzioni devono essere, e quindi le relative autorizzazioni devono essere date prima. Per quello che riguarda invece poi la modalità con la quale si assume la decisione, nell'emendamento si chiede che la decisione deve essere preventivamente approvata con voto delle Camere. Allora, voglio ricordare in particolare al sottosegretario, ma ai colleghi e alle colleghe della terza e della quarta commissione, che su questo tema abbiamo lungamente discusso quando abbiamo esaminato la legge quadro sulle missioni internazionali. Abbiamo discusso del punto, che è un punto delicatissimo, se possano bastare le semplici comunicazioni presso le commissioni competenti in riferimento all'autorizzazione di una missione, oppure sia necessario, come prevede l'emendamento, come noi riteniamo, che ci sia una discussione in aula, che la discussione in aula determini atti di indirizzo da parte appunto dell'aula, delle due Camere e che la decisione sulla partecipazione alle missioni sia vincolata all'approvazione da parte delle Camere. Di questo abbiamo discusso lungamente rispetto alla legge sulle missioni internazionali. Forse se oggi avessimo già quella legge le cose potrebbero andare diversamente. In ogni caso, noi crediamo che vada scritto sull'articolato del disegno di legge. Ripeto, c'è un ordine del giorno, credo che sia insufficiente. Vada scritto invece nell'articolato di legge che debbano essere le Camere, quindi il Parlamento e non solo le commissioni, ad approvare eventualmente il prosieguo della missione, cioè la seconda fase e la terza fase. Grazie.
La ringrazio, deputata Duranti. Chiede di intervenire il deputato Artini, prego. Grazie Presidente. Anche da parte di Alternativa Libera c'è la volontà di votare favorevolmente a questo emendamento che ha effettivamente un senso compiuto. Ne ha un senso compiuto perché l'autorizzazione di questa missione ci porta alla memoria di altre autorizzazioni date in maniera meno ampia, ma che poi il governo ha utilizzato per, come dire, estenderle. Penso alla missione in Iraq attualmente attiva, partita con un'autorizzazione per dell'invio di munizionamento e armi, è diventata un qualcosa che è effettivamente molto più ampia, senza nessuna, al netto delle autorizzazioni finanziarie, autorizzazione di indirizzo o politica della Camera. Dov'è il punto? La fase 2 e 3, in particolare la terza fase, è estremamente rischiosa perché comporta il toccare delle sensibilità e intendo proprio dire l'affondamento dei barconi che potrebbero portare a, come è identificato, a danni effettivamente collaterali, ovvero morti di persone che vengono impattate da quella